Va ora in onda Radio Giornale Bellunese. Notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il radiogiornale bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di giovedì 18 novembre 2021. Coronavirus, terzo ricovero in terapia intensiva, si tratta di un 56enne non vaccinato senza patologie pregresse. L'uomo era giunto in pronto soccorso già in condizioni critiche ed è stato trasferito direttamente in rianimazione. Negli ospedali bellunesi ci sono anche 7 pazienti Covid in area non critica. Continuano intanto le sospensioni di sanitari inadempienti sull'obbligo vaccinale. Ieri l'USL numero 1 Dolomiti ne ha comunicate altre 4 a carico di 2 operatori sociosanitari, un infermiere e un fisioterapista. Cambiamo argomento, lavoro, crisi idea standard, raggiunto un accordo ieri al MISE tra sindacati, governo e società che ha in gestione la fabbrica di Trichiana, garantita dalla multinazionale una dote da 14 milioni di euro oltre alla disponibilità a cedere il marchio Ceramica Dolomite e l'assicurazione della continuità produttiva fino al 28 febbraio 2022. Dal 1 febbraio al via la cassa straordinaria per un massimo di 12 mesi, accordati anche incentivi all'uscita per i dipendenti che sceglieranno di lasciare il lavoro. Nel frattempo l'obiettivo sarà quello di individuare investitori interessati ad acquistare lo stabilimento, salvaguardando i posti di lavoro. E sempre in tema di lavoro, l'altro fronte caldo in provincia è quello della ACC di Mel. Sulla questione è intervenuto anche Papa Francesco, espressosi a favore dei lavoratori dello stesso sito produttivo zumellese e di quello di Trichiana. Il mio pensiero va ai lavoratori di Borgo Valbelluna, preoccupati per il loro futuro, ha dichiarato il pontefice, che ha lanciato un appello per la salvaguardia del lavoro. Non prevalga il monito di Bergoglio, la logica del profitto, ma quella della condivisione equa e solidale. Volevano vendere antichi reperti romani ed etruschi sottoposti a vincolo, bloccata dalla Guardia di Finanza l'attentata operazione di una famiglia bellunese. In base a quanto ricostruito nel corso delle indagini, la collezione comprendeva 2 urne romane e una etrusca, materiale archeologico vincolato che i bellunesi avevano tentato di piazzare sul mercato tramite degli intermediari. La confisca è stata sancita dal Tribunale di Belluno, disposto la riconsegna alla Sovrintendenza di Lucca e alla Direzione Regionale dei Musei del Veneto. L'inchiesta non ha tuttavia permesso di individuare l'origine delle urne e come siano arrivate ad essere nella disponibilità della famiglia bellunese. Caso Samantha D'Inca, familiari e medici concordi nel sospendere le terapie che tengono artificialmente in vita la trentenne feltrina, in coma irreversibile dal novembre dello scorso anno. Dopo che il padre Giorgio è stato nominato amministratore di sostegno, i genitori hanno incontrato l'equipe medica che ha in cura la donna, concordando di interrompere l'alimentazione artificiale non appena le sue condizioni peggioreranno ulteriormente. Passiamo allo sport, calcio, terza categoria, Pedavena avanti nella Coppa Bassano. I feltrini hanno battuto ieri al Boscherai la Juventina Laghi per 2-1, conquistando l'accesso alla semifinale del torneo. Il prossimo avversario sarà il San Vito Bassano. La doppia sfida per la finalissima andata e ritorno verrà disputata a inizio gennaio. Sempre a proposito di calcio, definito anche l'accoppiamento per i quarti di Coppa Veneto di prima categoria. Ancora in corsa tra le bellunesi il Longarone Alpina, che se la vedrà in gara unica con i vicentini del Brendola. Infine l'hockey in campo questa sera alla Procortina, di nuovo sul ghiaccio dopo la pausa per le nazionali. Gli ampezzani andranno a far visita agli austriaci della Klagenfurt. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani bellunesi, newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.